L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010 prevede il requisito dello svolgimento di attività di interesse per l'economia italiana ai fini del rilascio del visto per lavoro autonomo, solo per la categoria degli imprenditori. Pertanto, non risulta riferibile alla tipologia di visto richiesta dalla ricorrente per lavoro autonomo, collegata alla diversa attività di tipo consulenziale che la stessa intende esercitare, sicché non può essere giustificato il diniego del visto richiesto. Dagli atti depositati in giudizio dall'ambasciata emerge che la ricorrente ha conseguito un reddito di euro 8.506 nel proprio paese di origine. Tuttavia, si ricorda che l'articolo 26,3 del decreto legislativo numero 286 del 98 non richiede affatto che sia dimostrato il possesso di redditi nel paese di provenienza, ai fini del rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo.